vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Ben trovato Stefano, dopo le mie peripezie qui in Francia, comunque ci ritroviamo per il nostro programma di Tutto Rugby relativo al primo weekend del Mondiale, giusto? Vi siamo mancati, adesso siamo di nuovo qui. Calcio in Francia la settimana scorsa è stata una settimana così di avvicinamento e poi ovviamente fine settimana di partita che adesso andiamo a commentare i racconti che calcio ci darà, perché calcio sta facendo un tour de force, tour de France, giusto? Sì, hai ragione, quello è il termine del tour de France, perché ricordate che io sono andato, che dopo con calma faremo uno speciale dedicato al torneo delle scuole under 15 maschili e femminili a Pontblois, un posto bellissimo che mi sono trovato con diversi personaggi del rugby mondiale, sto parlando, sono stati invitati tramite il sottoscritto i ragazzi della scuola del Brescia che erano lì, con alcuni del Monza anche, quindi quello speciale me lo tengo perché è stato bellissimo. Ho trovato, dicevo, del personale tipo Pinar, François Pinar, sono stato con Kirk, il primo capitano della Nuova Zelanda nel primo mondiale, e sono stato con Dubroca, sono stato con Philippe Sela. Con Philippe Sela che c'è stato tutto l'incontro con il suo gemello diverso, Mauro Sella, il nostro caro amico bresciano. Finalmente... Mauro che era accompagnatore del gruppo bresciano, Mauro, esatto, allora esatto. Dicevo, visto che tu lo conosci, perché non fai il tramite? E allora sì, ci conosciamo perché con Philippe, soprattutto quando loro andavano in tournée in Argentina, che io ero lì in vacanza, ero sempre con loro. Quindi se ricorda da quel periodo, non perché ho giocato contro, questo è perché eravamo, diciamo, amici per il terzo tempo. Era in Argentina, Buenos Aires, tu mi insegni che non è male il divertimento, allora eravamo sempre in buona compagnia. E Philippe era uno di quelli che del gruppo, giovani, come Eric Boneval, come tanti altri. Mi ricordo perché l'allenatore era Jacques Fourrouge. Stiamo parlando troppo, però è da tempo che non ci vediamo, quindi i nostri amici, i nostri appassionados, sicuramente potranno capire e comprendere perché faccio questo sfogo, perché il bello di questo mondiale per me è ritrovare tanta gente, gente del rugby che conosco da diversi anni, quindi è stato bellissimo. Dopo di lì, in macchina non è lontano, sono andato a Parigi. A Parigi avevo prenotato un alberghetto carino non lontano dell'Stade de France. Io ho seguito la partita, che adesso le immagini scorrono un po' di quello che è stato, soprattutto il colore, perché dobbiamo riconoscere che è un rugby molto severo per quanto concerne l'uso della telecamera all'interno dello stadio, piuttosto che anche la conferenza stampa, piuttosto anche in zona mista, sono severissimi, quindi al limite si poteva prendere l'audio per l'intervista, no audio video. Quindi allora mi sono focalizzato soprattutto nel discorso di il colore dopo match, perché dopo la partita di Nuova Zelanda Francia, che ha vinto meritatamente la Francia. E adesso proviamo a mettere immagini, così vediamo se c'è qualche dopo vietato utilizzare l'immagine che abbiamo scaricato di YouTube, logicamente, relativa a queste partite. E per quanto riguarda la partita questa di Nuova Zelanda-Francia, sei d'accordo con me che la Francia ha battuto in maniera chiara Nuova Zelanda? Sì, Nuova Zelanda ha sbagliato tanto, però la Francia ha tenuto sicuramente bene, ha tenuto le redini dell'incontro. Nuova Zelanda, tutto sommato, ha segnato all'inizio dei due tempi con le uniche due azioni degne di nota. Poi la Francia, con il piede di Ramos e l'azione finale, la mezza di Penaud, ha vinto la partita più che meritatamente, con uno scarto molto ampio, forse più ampio
di quanto ci si poteva aspettare da una parte e dall'altra, e così ha fatto i 4 punti, mentre la nostra Italia momentaneamente è prima in classifica perché ne ha fatti 5. Infatti, durante la notte ho viaggiato con la mia piccola Mastromobile, che penso che tutti ormai conoscono. Sono andato da Parigi alle 5 del mattino, perché sono andato all'albergo a riposare un po', e dopo sono partito a Saint-Étienne. Sono arrivato un po' in ritardo perché, non avendo il navigatore, ho sbagliato a Lione il passaggio verso Saint-Étienne, quindi, però comunque l'importante è che sono arrivato, ho visto la prestazione dell'Italia, che nel primo tempo c'era un po' una media ancora fresco, giusto, e dopo nel secondo un po' dilagato l'Italia. Come l'hai visto te? L'Italia ha sofferto da un certo punto di vista nel primo tempo, e poi nel secondo tempo ha lasciato andare, ha fatto correre il pallone e si è aggiudicata largamente con la più larga vittoria di sempre per l'Italia in Coppa del Mondo, con la Namibia facendo i 5 punti, mettendosi a posto, non avendo infortuni e avendo abbastanza tempo per preparare il prossimo incontro con l'Uruguay. Ricordiamo che poi ci saranno le ultime 2 partite decisive con Nuova Zelanda e Francia. La partita con la Francia sarà l'ultima partita del girone, quindi la classifica a quel momento sarà ben delineata. E chissà che, non diciamolo, ma se non Sì, succede, ma perché se succede. Non succede, ma se succede, saremo lì. sì, avevamo parlato in settimana che non sarebbe stato semplice cominciare la partita. Primo tempo è andato benissimo, non abbiamo giocato veramente come volevamo, di squadra. Un po' di volte abbiamo giocato come individui, è un po' quello che era successo al mondiale scorso contro la Namibia. Però al secondo tempo ci siamo un po' svegliati, abbiamo cominciato a giocare il nostro gioco, a accelerare un pochino le azioni. No, quindi siamo molto contenti di come abbiamo reagito. C'è tanto da migliorare, però è un buon inizio questo. Sì, dai, son contento, anche se all'ultima meta ero distrutto e ho visto Pabs che ha messo la palla giù, bandierinetta, ecco qua, adesso me la distrugge. Però no, sono molto contento di quello, sto dando quello che posso dare alla squadra e un aspetto è quello, quindi provo a essere il meglio possibile in quell'aspetto. No, contento di come è andata anche individualmente. Devo anche dire bravi, bravi agli avanti in mischia e in molla, hanno fatto un grandissimo lavoro, quindi possiamo veramente costruire da questa partita. 11 giorni sono tanti giorni, quindi avremo un paio di giorni di riposo adesso solo per resettarci e cominceremo subito a guardare cosa offre l'Uruguay. Sappiamo che sono molto fisici, a novembre del 2021 ci hanno veramente fatto paura, quindi no, sappiamo che sarà dura. La nostra squadra non è come quella di 2 novembre fa, sicuramente, però dai, vedremo. Sarà una bellissima partita a Nizza anche, quindi siamo eccitati di quello e vediamo cosa possiamo fare. L'importante è preparare bene la partita con l'Uruguay, perché al 20 di settembre, la settimana prossima, ci sarà questa importante partita, perché come era importante con la Namibia, è importante con l'Uruguay, in modo da presentarsi agli ultimi 2 match con All Black e Francia al meglio della condizione e al meglio della classifica. E poi Infatti, quel che dovrà succedere, succederà. ci sono fiori, fioriranno. E il discorso è che a livello personale io ho seguito la mia trasferta da Saint-Étienne, sono andato a Marsiglia, logicamente Ovviamente, te, porta ovviamente, certo. correrà. Un Proprio. saluto. Sei? Buongiorno. Bonjour. Come sta va? Va bene. Oui. Elle s'appelle Clarisse, ok? E la mon Je suis ami. Stefano. Stefano, c'è Stefano. fotografo, un fotografo. Stefano. Oui. Norberto Italia? Stefano. Oui, Italiano. italiano. Italiano, insomma, è la Vitosia in Francia Corta. Se tu giù così. D'accordo, D'accordo. ok, Ciao, ciao, buon lavoro. E dopo Saint-Étienne, sono partito subito a Marsiglia, che dovevo arrivare in tempo, giocava la sera alle 21 a Marsiglia, il big match
che io sempre, ti ricordo, abbiamo parlato, come dicevi, se l'Argentina diciamo un po' favorita contro l'Inghilterra, ho detto, io non mi fido mai degli inglesi. Infatti è stata una partita bruttissima per l'Argentina, ha vinto meritatamente Inghilterra e niente, io ti propongo un paio di interviste che ho fatto nel dopo match, però con dei giornalisti argentini, uno in particolare famoso perché vive in Inghilterra, è corrispondente anche di ESPN. In Gran Bretagna, quindi andiamo a sentire mio amico Martin. Vamos. Contame. Ah, lui. La verdad que lo esperaba, solo no, no, fue un baldazo agua fría, pero bueno, es un debut de pesadilla, esperemos que quede en eso, sabemos que el equipo puede jugar más. Realmente no pudieron proponer nada, no pudieron quebrar la línea de juego. Inglaterra ganó un tipo menos, jugó inteligente, aprovechó, hizo correr el tiempo, muchos penales, y bueno, sí, esto es largo, el análisis realmente es difícil porque sabemos que los muchachos juegan mucho mejor que esto. Así que descuento, Cacho, que van a aprender y van a van a mejorar cambiar totalmente. el chip. Peor que esto no se puede. Sí, En el rugby no puedes jugar con un no, muy tipo mal, más muy mal. durante tres cuartas partes del partido y perder de esa manera. Así que descuento que esto va a mejorar, no tengo la menor duda. Esto es largo. Ojalá que aprendan esto y bueno, que pasó en el primer partido. ¿Cuánto tiempo te quedás a cubrir todo el No, no, tiempo? casi hasta las semifinales, en el World Rugby. Veo que estás con el señor. ¿Puedo mostrar al señor Bueno, también? licenciado. Hola, licenciado, ¿todo Así bien? hacemos el material oficial, Y Cacho. ahora en italiano. Y esto no. En italiano, Allora, no possiamo giocare così. È veramente Bruto, difficile, è brutto, bruttissimo, bruttissimo. bruttissimo. Adesso penso che c'è un solo cammino, migliorare. Migliorare, va. Perché possiamo giocare molto migliore che con questa, Sì, no, è stata una partita no, come si dice in italiano, una partita no. una sconfitta che fa male, brutta. Allora, l'Inghilterra ha giocato bene. Onore vincitore, come si dice. Ecco, sì, Ok. A chi salutiamo, già che siamo, a approfittiamo. tutto il popolo del rugby italiano, Bravo. specialmente al napoletano, sempre. Forza Sempre. Napoli. Riccardo, sono d'accordo con te. L'Inghilterra sembrava che dovesse capitolare perché dopo pochi minuti è rimasta in 14 per un cartellino rosso, ma invece da quel momento è partita la riscossa. Un'Argentina che non è riuscita a contrastare la Ford dell'Inghilterra, una Ford che sembrava una Ferrari perché ha segnato 5 calci di punizione e 3 drop in rapida successione, quindi l'Argentina è riuscita a segnare Era tutto. in realtà era una Ford Fiesta in questo caso, perché veramente No, gli ecco. inglesi, io sono rimasto dopo la partita, sono andato anche a un bar, c'erano tantissimi inglesi che stavano festeggiando, perché io ero in attesa perché dopo dovevo partire giustamente a Toulouse. Quindi Certo. a Toulouse, dove c'era la partita di un'altra squadra latinoamericana, però era una partita storica, perché la prima partecipazione del Cile in un mondiale del rugby, i nostri amici Los Condores, che ti dice qualcosa il nome Los Condores a te, A me dice hanno qualcosa? fatto la prima meta addirittura di questa partita, hanno perso contro un Giappone che ha, diciamo, un spessore diverso come qualità, però è stata una bella festa per gli cileni. Io ti propongo, giustamente, il dopo match, visto che le immagini scorrevano mentre noi parliamo di questa partita, il dopo match con i cileni che sono iper simpatici. Vamos! Prima partita del Cile. È una giornata storica per loro, perché la prima partecipazione nel mondiale hanno fatto loro la prima meta. Cuénteme, che partito vieron? Estamos recién en Chile-Japón, Sí. partidazo para nosotros porque el primer partido de nuestra selección la Y el jugamos primer contra try Chile. además Y el hicieron. primer try, la verdad. ¿Cómo te llamas? Tomás.
¿De qué club sos? De un Reds. Okay. Un Reds de Santiago. Ahora la señorita, ¿qué sensaciones tuviste en este partido? Fue increíble, muy emocionante. La verdad, mucha emoción apoyar al país acá afuera. Para usted es la primera vez, lindo, ¿no? La primera, exacto. ¿Cómo te llamas? Katie. Ok. ¿Y vos, cómo te llamas? Yo me llamo Carla Lago Marcino. Alora, Carla Lago Marcino, contame qué sensación te dio este mundial, que para usted es la primera vez. Es demasiado emocionante porque se siente con toda la fiebre roja, casi 10.000 chilenos al otro lado del mundo, así que felices, emocionados y muy contentos con lo que estamos viviendo. ¿Cómo os parlo en italiano? Porque he visto que me hablas. No. Querías hacerte gran campeón, que hablabas italiano, hablame en italiano. No parlo italiano. Vedi, que parlo italiano. No. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Obviamente sos jugador de rugby. Era, sí. Era. Bueno, el jugador de rugby es siempre jugador de rugby. Así es. Acordate bien. Fíjate el ejemplo del viejo. ¡Vamos, Chile! ¡Chile! ¡Chile! Contame tu opinión, que a nivel, contame a nivel técnico, porque obviamente Japón es más fuerte, pero ustedes hicieron un digno partido. Sí, creo que a nivel técnico pasó por leve indisciplina, pero la verdad es que demostramos que Chile vino a competir. Fue un muy lindo partido y creo que los siguientes partidos van a ser igual de intensos y oportunidades de ganar algún partido hay. Así que en lo técnico, par de puntos aceptable, para aceptable. De todas maneras, muy aceptable. Aquí saludamos en particular allá. A la familia siempre. ¿Y vos, Lago Marcino? También un saludo grande a la familia y a todos siempre. Los chilenos que se quedaron desde Chile viendo el partido. ¿Y vos a quién saludas? A los clubes de rugby, que son la cuna. En la base, como en todos lados. Y en especial a Old Reds. Ok. ¿Y vos? También a la familia, a los clubes, al colegio que nos formó a todos, yo creo. ¿Qué colegio es el de ustedes? El Grange. Ah, okay. Por el Boys, el club. Así que sí, a toda la gente en Chile que nos ha inculcado este amor por el rugby. Nos vemos próximamente, chicos. Vemos. Buena continuación, nos vemos, vamos. Nos vemos contra Samoa. ¿Eh? Nos vemos contra Samoa, chicos. Claro, Samoa. Claro. Sí, yo me anoté para seguir los equipos latinos. Chao, ¿eh? Chao. Chao, ragazzi. Enjoy. Enjoy for the match. And what do you think about Chile? Chile. Oh, nice. Gentle. Japan, hi. Hasta la vista. E voilà, bella vita voi francesi. Allo, c'est bien passé? Merci. C'est bien, merci. Alors, l'opinion de français, c'est good. Good? Ah, mais vous savez français, tout le monde parle en anglais. Une saucisse? Tu veux une saucisse? Non, merci beaucoup, mais comment étaient les matchs? Racontez-moi. En quelle langue? Français, quand même. Je sais que mon français, il est pas mal, mais quand même. Tu peux parler espagnol, si tu veux. Espagnol, italien, qu'est-ce que tu veux plus? En Pérou. Bien, les Chiliens ont été à un très bon niveau. Très bon niveau. Très bon niveau. Ils auraient mérité de commencer par un match. Non, gagner, non. Ils auraient mérité de commencer par un match où ils pouvaient s'exprimer un peu plus, mais ils auraient été au niveau. Ouais. Et je pense que pour une première Coupe du Monde, oui, ça fait c'est le ça. Boulot. C'est ça. Ça fait le boulot. Comment tu t'appelles? Emeric. Et ton club? Clermont. Clermont-Ferrand. Eh oui. Oh là là. Eh oui. Bon courage. Alors, mais toi es cité quand même. Hein? Tu es cité quand lorsque je t'ai demandé ton club. Non, mais oui, oui. Cité, je sais pas. Et en plus, tu es très plus fatigué. Plus fatigué de moi, toi. Mon club, c'était les Koalas. Okay. Koalas Mexico, deuxième division. Ah, ok. Ah, c'était mon club. Le club de formation. Non. Non, club de formation. Et tu chantes mexicain maintenant. Hein? Je change de pays. Alors, bon courage, ok? Bon courage. Ciao. Saucisse. Non, je mangeais tout à l'heure. Oltretutto, Caccio, la partita si giocava nel 50° anniversario del colpo di Stato di Pinochet, quindi una giornata importante per il Cile, perché sappiamo poi cos'era successo dopo il colpo di Stato di Pinochet. Ha segnato la prima meta, poi ha vinto meritatamente il Giappone, però giornata assolutamente storica. Simpatici questi amici cileni, adesso li troverai a Bordeaux. E tu adesso però non mi sembra che sei a Bordeaux, dove ti trovi? Sì, hai preso qualche giorno di pausa e di vacanza? Eh sì, ci vuole, perché dopo una settimana prima del Mondiale, dove sinceramente
diciamo che ho avuto qualche situazione di preoccupazione per il corazon spinato, quindi ho cercato di fare tutte le cose in maniera meno pesante, direi. Quindi adesso sono a Biarritz, infatti questo sono praticamente in live perché è la casa di una mia amica dell'epoca quando giocavo a Bordeaux, quindi vede, il rugby è bello perché ti ritrovi anche con della gente, con l'amicizia che hai avuto durante il tuo percorso rugbyistico. E sono qua a Biarritz, infatti adesso le immagini scorrono perché sono arrivato ieri, oggi siamo martedì, ieri sera sono arrivato da Toulouse e il posto è bellissimo, Biarritz lo conosciamo, non lo possiamo inventare, è bellissimo. E ero lì vicino al faro dove sono arrivato e dopo da lì sono venuti qui a casa della mia amica. Sì, Cacio, abbiamo visto altre partite e ovviamente cronologicamente c'è stata la vittoria molto larga dell'Irlanda sulla Romania, la vittoria scontata diciamo dell'Australia con la Georgia e poi la domenica ci sono stati due big match, la Sudafrica-Scozia. Sudafrica si è imposto con la forza della sua mischia e in chiusura di weekend la partita più spettacolare secondo me fino a questo momento di questo mondiale, la partita tra Galles e Figi, una partita che il Galles sembrava aver vinto fino a un certo punto, fino a poco dalla fine, mentre invece all'ultima azione le Figi hanno rischiato di vincerla sul filo di lana, un in avanti ha falsato l'ultima azione e dobbiamo fare una nota di merito al pilone che si era visto, pilone figiano che si era visto assegnare la meta dall'arbitro ma gli ha detto no, non andare al TMO perché non l'ho toccata, mi è caduta prima e è andato alla cronaca di tutti i social, quindi un applauso al pilone figiano, un applauso alle due squadre perché hanno dato vita ad un incontro appassionante fino all'ultimo momento. È un bel spot per il nostro rugby, ok? E assolutamente. Adesso, in questa settimana, il mio programma, ti dico, la mia agenda, come facciamo con te, è andare giovedì, vado in treno, perché non voglio esagerare con i chilometri di guida, vado in treno a Lille, volevo spiare un po' l'Uruguay, e volevo anche, al ritorno, andare a Bordeaux, perché c'è ancora il Cile e Samoa che sono sempre la pool dell'Argentina. Argentina che rischia di non passare dopo la pool, quindi a quarti di finale. Un'Argentina che veramente l'ha vista in difficoltà. Speriamo bene. Invece tu, come attività tua, tu ti sei mosso in Italia perché c'erano le Zevere che facevano una partita amichevole, giusto? Sì, c'era una partita amichevole con in palio la Camper Cup in onore del Salone del Camper che si sta tenendo a Parma. È stata una partita tra le Zebre, appunto, come hai detto, e il Lion Piacenza. La partita di inizio stagione, chiaramente, dove tutti gli effettivi sono entrati in campo. Tutto sommato, un primo tempo le squadre si sono equivalse, nel secondo tempo la panchina chiaramente più lunga delle Zebre ha fatto la differenza. Si è giocato su ritmi blandi, anche per il gran caldo che c'era sabato, nonostante l'orario, la partita si è giocata alle 18, ma c'era ancora un gran caldo. E tutto sommato si è arrivati alla festa finale. Va bene. Hai fatto il clip? Voglio il clip, perché noi dobbiamo mantenere la nostra abitudine.
piace ricordare che oggi è il compleanno del grande capitano Sergio Parisse, i nostri sì. migliori auguri, e facciamo i nostri migliori auguri anche al cuore pulsante di Ovalli, a Franco Candiani, ci segue sempre, quando ci incontriamo abbiamo sempre possibilità di scambiare le nostre opinioni, e quindi anche lui il nostro, salutiamo tutto il gruppo, sì, oltre... i nostri migliori auguri di buon compleanno. Buon compleanno a Francesco Candiani. E invece, per quanto riguarda, già che siamo il discorso di compleanno, l'11 settembre è stato compleanno del mio idolo, il mio amico, il mio capitano, ovvero Ugo Porta, che adesso ti propongo qualche bella immagine, perché veramente, secondo me, non mi stanco di ripetere che per me è stato uno dei più grandi giocatori che mi ha toccato vedere o di essere vicino. Quindi mandiamo questo piccolo tributo al grande capitano Ugo Porta. Vediamo. La tiene el medio scrum, se la da Solda. Rebota en Porta, la levanta el capitán con el pie. ¡Ay, una belleza! Trae de Hugo, una maravilla. The big space there. That was McEwen kicking on. Porta picks up. That really is an awkward one for Irvin, right in front of his own post. The quick follow up there. The kick on by Porta. There's a chance of a try. The try has been given. He got a hand to it. Gradin. Porta with the drop goal, long and high and straight. He's done it again. Could be a second take against the head. Somehow Argentina have saved their bacon, and this great player Porta comes away in. Echegaray, Porta, inside Berger, missing Bennett. Welsh tackle. Down from Travaglini. Suarez Gace, drop goal attempt by Porta. That's his speciality. Once again, we see it. Really, that was superbly. To Iacchetti, good deflection. Landajo to Porta. Scissors move in the centre was the dummy. Porta, will he get it through? The pass to Madero, can he make the line? He's got the score. Away. Moriarty arrives to help, but getting there before any of them was one of the Pumas. And Porta's on, and he's got support from Lofreda. He's covered by Ellis Jones, and Kempo's going to score. Great try! He's got away with it. Gache to Porta, looking at the drop. Oh, it's going, it's going, it's there! Lay it back well. Porter's going to pick his spot, is he? Exciting running up to halfway. Swings it to Madero. Joel Warfield away through. Loose from Landajo. Porta, can he get out of that? Yes, he can. Ahí va Porta. Le pegó muy fuerte. Y entra. Excelente kick de Porta. Exacto. Argentino. Ganó Sandro Iacchetti. Apertura. Aporta Suárez Gache, drops de zurda de Hugo Porta, que acierta de zurda. La tienen los jugadores argentinos. Abre Travaglini, Hugo Porta que prueba un drop goal. Pelota muy difícil, a lo mejor entra. Adentro de Hugo Porta, magnífico. Increíble Hugo Porta. Sí, Silva con la pelota. Suárez Gache, Porta en las 25 yardas, cargado, elude un hombre, elude otro y escapa. Un kick por arriba, obstrucción de la jugada. Y hay que ver qué hace Hugo Porta, que le pega una jugada a Capelletti, que está solo, a ver si llega, hace una gran jugada. ¡Trae! Muy buena la jugada de Porta y de Capelletti, sorprendió a todo Fiji. Cruzando la cancha inesperadamente. Rápidamente bajada, Landajo intentó algo, lo intenta también Hugo Porta, estaban viendo el drop. La indecisión, formidable la escapada de Hugo Porta y el kick que va a entrar en el ingol. Y si no es try, no fue. Sigue empujando, ahí tiene Landajo, juega con Porta por el ciego, Porta amaga a patearse, escapa. Cede por afuera Petersen, este detenido. Juega con Porta. Porta vuelve a irse hacia el otro lado, una amague, se filtra. Forward sudamericanos, sale la pelota limpia, Landajo busca Porta, Porta amaga patear, esquiva, dos esquives, da a Juan Pablo Picardo.
In chiusura, un momento triste, perché è venuto a mancare Kubo Abiafi, scudettato con il Brescia, grande amico, e quindi ci sembra doveroso dedicare la puntata alla sua memoria. Il Kubo Abiafi è stato un amico nostro, ci vedevamo spesso seguire il Calvisano, seguire il Brescia. Ricordiamo che oltre ad essere il super scudettato nell'anno 75, ha partecipato alla tournée del 73, quella mitica tournée. Puntualmente ci mostra quel libro di quella tournée, Non può fidarti di gente così, dell'amico Massimo Calandri, dove ci sono tanti aneddoti, dove c'è il nostro mitico Kubo Abiafi, che ovviamente diamo le condoglianze al suo club, che è stato fondatore del Crema, per la sua famiglia, a tutti quelli che volevano bene questo mitico pilone, perché era un pilone, diciamo, moderno, pilone moderno, perché era un atleta, oltre ad essere un pilone. E niente, l'agenda, allora me la puoi ripetere, tutto sommato, io penso che, io l'ho anticipato, il mio percorso sarà giovedì a Lille per la partita tra Francia versus Uruguay, in chiave anche nostra pool, la pool dell'Italia, e invece sabato sarò nella pool dell'Argentina per seguire Samoa-Cile, ok? Tu hai qualche altra partita da ricordare? No, non ho... Te noti preparato, te noti preparato, dovevi preparare le altre partite, perché non è che io posso... Le altre partite, l'agenda caccia nella puntata del venerdì. Perfetto, mi hai riposto bene, complimenti, va bene. Mi hai placato giusto, si vede che sono un po' ansioso perché sono qui. Io ti ringrazio, Stefano, ringrazio a tutti quelli che in qualche modo sono preoccupati per me. Devo ringraziare sia giustamente a livello, diciamo, ospedale, l'ospedale di Blois, l'ospedale di Tours, della gente incredibile, come veramente hanno una efficienza di lavoro incredibile, complimenti. Quindi mi sono trovato come se fosse lì alla clinica San Rocco a Brescia. E niente, allora il nostro saluto comunque rimane in tale. Io il pallone ce l'ho in macchina, però comunque il tuo è per me. Benissimo. Più che mai vive il rugby, Caccio. Vamo con il mondiale, vamo. Ciao, amico. Ora, c'est bien passé? Nickel, impeccable. Nickel. Impeccable. Ouais. Attention avec l'Italia allora, la Francia. Oh, mi racconti che partita hai visto? Io? Sì. No, io parlo francese e un po' italiano. Ah, allora sei italiano. Fake, tutte e due fake. Fake news. Well, sì, oui. Ciao. Ciao. Ciao.